Gentili telespettatori di 724 Europa, benvenuti qui a Strasburgo, c'è Cécile Kyenge, benvenuta, ben ritrovata. Grazie. Grazie soprattutto per essere qui, perché va di fretta con i lavori della... grazie a voi. Dell'aula, benvenuta, perché lei fra l'altro è membro della Commissione per la Libertà Civile, Giustizia e Affari Interni e vicepresidente della delegazione dell'Assemblea Parlamentare Paritetica CPUE, che raggruppa nord e sud del mondo con 78 paesi. Esattamente, sì. È un lavoro... enorme, immenso. Perché quell'assemblea è da parte dell'Unione Europea, quindi noi abbiamo la nostra delegazione. Poi la parte del sud del mondo, che è Africa, Caraibi e Pacifico, e, dove sono raggruppati appunto tutti i paesi e le loro rappresentanze. Noi discutiamo come se fosse un unico Parlamento, facendo anche lavori parlamentari. Questo credo che sia un'esperienza molto bella, no? È l'unico nel suo tipo, perché mentre le altre delegazioni, ma anche assemblee, non hanno... cioè non sono normate, non hanno un quadro normativo, e questo sì, perché noi ci riferiamo agli accordi di Cotonou, e, che sono questi accordi che sono stati fatti, che comprendono tanti temi trasversali, il tema della democrazia, dei diritti, gli accordi commerciali. Noi ci riferiamo a questo, quindi ci dà anche la nostra autonomia a livello del Parlamento, siamo proprio un soggetto a parte che decide e che fa delle proposte anche concrete. Ma credo che sia anche qualificante, perché come dire, gli stimoli arrivano anche da soggetti nuovi e che hanno desiderio di parlare ed essere ascoltati. Esatto, io credo che sia... Non è questo meraviglioso dal suo punto di vista? Ma è meraviglioso proprio per il fatto che è una palestra di democrazia su come rapportarsi con altri territori, che fa crescere politicamente, perché noi siamo abituati delle volte attraverso degli accordi a dimenticare che dobbiamo parlare allo stesso livello, e quindi parlando come una potenza, perché siamo una potenza. Però credo che in alcuni rapporti, alcune relazioni che dobbiamo mettere sul campo con altri paesi, dobbiamo tener conto anche di parlare con delle persone, e questo esercizio di democrazia inizia proprio in un contenitore come questo. Senta, in una battuta, noi ci dobbiamo rassegnare dopo aver eliminato est-ovest ad avere questa differenza tra nord e sud? Ma in realtà non ci deve... È un po' brutto, no? Sì, in realtà non ci deve essere una differenza tra nord e sud, e, perché appunto il mondo, ormai noi viviamo nel mondo dell'era globale, in cui le frontiere stiamo abbattendo addirittura... Quindi la globalizzazione addirittura, non indica, esatto, come dire... E stiamo abbattendo le frontiere, e quindi insomma non si deve mettere a livello del nord e sud, cioè è proprio fatta con dei territori che noi abbiamo ritenuto importanti, e soprattutto perché se non messi insieme in quel quadro degli ACP attraverso anche gli accordi di Cotonou, infatti noi stiamo discutendo sul post Cotonou, su che cosa avverrà, e alcuni territori rimarrebbero fuori con meno attenzione. È evidente che qui molta colpa ce l'abbiamo anche noi, perché non arrivano poi le comunicazioni, non arrivano le notizie, non se ne sa niente, le informazioni. Sì, no, ma è per quello I giornalisti poi si innamorano sempre delle stesse cose. Sì, diciamo per quello così. Che vi ringrazio, perché mi dà la possibilità di affrontare un tema, di parlare di alcuni temi che sono un po' sconosciuti sul territorio. Non dovremmo farlo? Eppure sono proprio temi molto importanti. Devo dire, io personalmente, da quando sono qui, occupandomi anche di questo settore ben particolare, ho sviluppato molto il concetto di democrazia, ma mettendolo proprio, applicandolo concretamente, perché sto tornando da una missione di osservazione elettorale. La farò ridere, noi siamo più interessati alla sostanza e ai fatti che ai bu, lei capirà perché. Ho già capito, non rispondo elegantemente come ho sempre fatto. Siamo interessati più alla prima cosa. Sì. Lei appunto, come diceva poc'anzi, è molto attiva, la seguiamo anche sulle reti social, perché direttamente va a vedere le esperienze umane. Esatto, più che esatto. Che campi profughi, non gli vorrei dare questa qualità, aggettivazione, in qualche modo i campi profughi, a vedere qual è la sofferenza delle persone, come dire, live. Esatto. È stata in Libano, ha detto è rimasta molto colpita da questo, è stata recentemente in Macedonia e in Grecia. Esatto. E qual è la riflessione che emerge da queste sue visite?
che dobbiamo recuperare la dimensione umana, il volto umano dell'Europa. Noi dobbiamo metterci a riflettere anche su tutte le politiche che il primato della vita deve essere riconosciuto, ma anche messo in concreto nelle nostre leggi. Ciò che ho visto nei diversi luoghi dove sono andata, ma nell'ultimo anno ho visitato veramente tantissimi luoghi, dalla Tunisia, a Lampedusa, in Ungheria, in Bulgaria, in Austria, in Libano e a Moria in Grecia, l'isola di Lesbos. Ma devo dire che quella che mi ha colpito di più è stato il Libano. Sì. Veramente il Libano, perché ho visto le condizioni in cui vivono i rifugiati dalla Siria, che si sono che sono organizzati in campi, in qualche modo erano campi che non rappresentano, cioè non danno proprio quella valore della dignità dell'essere umano. Credo che noi dobbiamo cominciare a pensare a questo, e la prima cosa che infatti ho chiesto, e anche all'interno del lavoro che sto facendo, è un sostegno a tutti i paesi che accolgono i rifugiati, in particolar modo i paesi come il Libano, i paesi come la Giordania, ma è anche la Turchia, di cui si sta discutendo così tanto. Lei propone anche il superamento della Convenzione di Dublino. Esattamente. E fra l'altro è una delle poche persone che sentiamo parlare della Guardia Costiera Italiana, che fa un lavoro meraviglioso. Sì, i ragazzi che si adoperano in quelle acque rischiando, bisogna ringraziarle prima di tutto, le proprie vite, pubblicamente le proprie vite, le vite degli altri, è un gesto che abbiamo visto in azione, è veramente molto particolare. Sappiamo che lei ha poco tempo a disposizione e quindi non la vogliamo trattenere altro, ma c'è una questione sulla sospensione di Schengen, che costerebbe miliardi di euro ai cittadini e alle imprese europee. Sì. Schengen, io ho messo anche un hashtag che è la mia campagna, che poi ho visto non che è quello stata, di Juncker Back to Schengen. Questa è Save Schengen. Lo ripeto così magari sanno di che campagna sto parlando. Save Schengen, salviamo Schengen. Sì. In questo momento noi abbiamo la necessità di salvare quella che è la conquista epocale dell'Unione Europea. Cioè, se noi arretriamo su questo punto è la fine di tutto il progetto europeo, è la fine dell'integrazione europea. Ma lo spiego anche perché, in tutti i sensi, eticamente parlando, perché prima di tutto noi abbiamo investito così tanto sulla libera circolazione, riconoscendo la dignità e il rispetto dei valori fondamentali e investendo sull'accoglienza. In secondo luogo, anche per il fatto, economicamente parlando, non ci conviene. All'Italia sospendere Schengen costerebbe 10 miliardi all'anno, all'Europa sospendere Schengen costerebbe 140 miliardi all'anno. Ora, fare delle politiche di accoglienza costano molto meno, e non abbiamo mai speso tutti questi soldi a fare delle politiche di accoglienza e di integrazione. Le politiche di integrazione sono delle politiche anche per prevenire i conflitti e creare una nuova coesione sociale. Allora, Schengen oggi non è soltanto così, perché magari qualcuno dice appartiene alla sinistra, appartiene e vuole aprire le porte. Oggi la libera circolazione ci conviene come? Perché è molto facile dire chiudiamo le frontiere perché limitiamo i rifugiati, ma l'impatto non sarà soltanto sui rifugiati, avrà un impatto anche culturalmente parlando sui cittadini. La generazione Erasmus, basta pensare a tutto quello che hanno avuto. Assolutamente, sarebbe un sogno soppresso in maniera davvero inaudita. Esatto. Allora, purtroppo io avevo un'altra serie di domande, e quindi vuol dire che sarò costretto a invitarla di nuovo. Sarà un enorme piacere, così ci spiega anche il simbolo della mimosa. Mi fa molto perché noi l'ascoltiamo sempre con grande attenzione. Grazie a Cécile Kienge per essere stata nella nostra trasmissione. Grazie davvero di cuore e buon lavoro. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Alla prossima puntata di 724 Europa. Arrivederci.